TG Tech. TG Tech. L'informazione dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. In collaborazione con ItaliaTopGames.it. Ciao amici di Simply Radio e bentornati al TG Tech. Ogni giovedì alle 16, grazie alla collaborazione del network di ItaliaTopGames.it, ecco a voi le tre notizie più calde della settimana dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. E alla fine un super contest che vi fa vincere sempre fantastici premi. Questa settimana si vince MXGP 2020 per PlayStation 5, più esattamente il codice per scaricare il gioco completo da PlayStation Store. MXGP 2020 su PlayStation 5 migliora ulteriormente la qualità della serie e si propone come un'eccellente proposta per tutti gli amanti dei racing ed in particolare per i fan del motocross. La produzione di Milestone su PlayStation 5 può anche contare sulla grafica 4K e 60 fps, la fisica migliorata e le feature esclusive del DualSense. Per scoprire in anticipo la domanda che faremo fra poco, correte sulla homepage di ItaliaTopGames.it e poi veloci a rispondere correttamente al momento giusto. Ma ora iniziamo con la posizione numero 3 del TG Tech. In terza posizione c'è Mass Effect Legendary Edition. Electronic Arts e BioWare hanno annunciato che uscirà in tutto il mondo il prossimo 14 maggio su PC, PlayStation 4 ed Xbox One, con compatibilità futura su PlayStation 5 ed Xbox Series XS. Mass Effect Legendary Edition presenterà il contenuto base per single player, oltre 40 contenuti aggiuntivi, pacchetti di armi e armature da Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, per rivivere la leggenda del comandante Shepard in 4K Ultra HD con HDR. In seconda posizione c'è invece Crash Bandicoot 4 It's About Time. Per dare il via al festeggiamento dei suoi primi 25 anni dell'amatissimo personaggio, Activision ha annunciato che Crash Bandicoot 4 sarà disponibile il 12 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X ed S e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile anche su PC tramite Battle.net entro la fine dell'anno. Chi ha acquistato Crash Bandicoot 4 It's About Time su PlayStation 4 e Xbox One avrà diritto agli aggiornamenti di nuova generazione gratuitamente. Ed in prima posizione infine c'è Little Nightmares 2, disponibile da oggi su PC, Google Stadia, Nintendo Switch, console PlayStation ed Xbox. Il gioco farà prendere il controllo di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto e che sarà accompagnato da Six, protagonista del primo capitolo della serie e controllata dal computer in questo nuovo capitolo. I giocatori dovranno collaborare con Six per risolvere gli enigmi, scoprire i segreti più cupi del mondo di gioco e fuggire dai suoi mostruosi abitanti, come il terribile cacciatore o la grottesca insegnante. E da Fabrizio Tropeano di ItaliaTopGames.it per oggi è tutto.